Giuseppe Dallarita, coordinatore del progetto Trapani Calcio, incontra le scuole. Anche quest'anno si giunge alla conclusione, un palcoscenico bellissimo con questi bambini. Assolutamente sì, perché quest'anno siamo riusciti ad allargare il progetto a tutta la provincia. Lo scorso anno hanno collaborato solo 7 scuole della provincia del comune di Trapani e Erice. Quest'anno ci siamo spostati in tutta la provincia perché abbiamo la presenza del Trapani Calcio in Serie B, quindi siamo usciti fuori dai campanellismi, abbiamo presente scuole di Castellammare, Alcamo, Campobello di Mazara, Mazara, Salime, abbiamo coinvolto tantissime scuole di tutti i comuni e l'evento è qua sotto gli occhi di tutti. Diciamo che i bambini quasi sono esibiti in un percorso ginnico espressivo, non hanno vinto assolutamente niente con le attività motorie, non hanno fatto partite. Hanno vinto solo le scuole che hanno presentato i migliori elaborati didattici, che tra poco vedremo pure le premiazioni. Queste 3 scuole saranno state premiate. La prima entrerà in campo nella prima partita del campionato del prossimo anno, accompagnando i giocatori. La seconda e la terza vinceranno dei gadget, credo dei braccialetti per i bambini. L'idea del progetto è quella di coinvolgere più bambini possibili dentro le scuole, senza escludere nessuno, maschietti, femminucce, disabilità comprese, e avere la presenza dei tecnici del Trapani Calcio nelle attività educative dentro la scuola, che è un contesto completamente diverso rispetto alla società sportiva. Ecco, questo infatti è l'ultimo momento di questo progetto. Come si è svolto durante l'anno? Durante l'anno abbiamo avuto momenti di incontro dentro le scuole con i vari tecnici, cioè i tecnici sono andati dentro le scuole a incontrare con attività ludiche dentro le palestre sia i bambini delle classi che le insegnanti, quindi coordinando l'attività motoria. Inoltre ci sono stati momenti di incontro con i giocatori della prima squadra in diversi luoghi dentro il comune di Trapani e da altre parti, dove i giocatori hanno incontrato i bambini. Abbiamo avuto diversi partner, a partire dal Panato Club, dal CONI e da altri enti, associazioni, il Comitato Paralimpico, che ci hanno aiutato a svolgere questo progetto. La parte finale era il momento conclusivo della festa, che è quella di oggi. Abbiamo visto impegnati più di 600 bambini in assoluto divertimento, coinvolgendo pure le insegnanti, perché si sono esibiti anche loro in questo percorso. Quindi. Siamo pronti quindi per l'edizione del prossimo anno? Siamo pronti e vogliamo ancora allargare la cerchia, perché si è vista l'importanza e vogliamo coinvolgere ancora più scuole e portare qua intorno a 1500 bambini. Sono sicuro che ci riusciamo. Poi nel giro di un paio d'ore facciamo giocare completamente tutti. Grande collaborazione in assoluto dai tecnici del Trapani, dai collaboratori, dallo staff della segreteria, quindi siamo alla grande. Il Trapani Calcio incontra le scuole e il direttore generale è il primo a dare l'esempio svolgendo il percorso. L'ho fatto bene, giusto? Mi hai visto sotto la costa, però carino, questa è quella che mi piace di più, vedere tutti questi bambini insieme, riunito. L'abbiamo chiamato al Trapani Calcio incontro alla scuola, però veramente sarebbe lo sport è per tutti devono avere la possibilità di fare sport, che è importantissimo pertanto per la crescita dei ragazzi, imparargli tutti i valori positivi dello sport di cui parliamo sempre. Hanno fatto degli elaborati meravigliosi, non so se potete farli vedere, però veramente sono emozionanti. È una bella giornata, c'è il sole, siamo tutti uniti, una bella festa. Ed è anche un modo per dare un esempio e anche un insegnamento, se vogliamo, a questi giovani ragazzini. Certo, un esempio proprio bellissimo di stare tutti uniti, di divertirci insieme e di muoverci.